Radio Medimex. Allora, il momento è arrivato. Benvenuti, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento con Medimex Book Stories, quinta edizione della rassegna letteraria che ogni anno accompagna il Medimex dal 2018. Siamo partiti da Taranto nel 2018, da Woodstock, e quest'anno abbiamo deciso di continuare il nostro viaggio attraverso delle città in cui si è fatta la musica e delle città anche in cui la musica ha lasciato una traccia indelebile sui muri, sulle vie, nei locali, dappertutto. C'è un racconto, quello di questa sera, in cui personaggi e luoghi diventano parte di canzoni e sono diventate anche una sorta di percorso sentimentale per un popolo che scopriremo essere molto molto variegato e molto interessante da conoscere. Parleremo degli Smiths, parleremo di Manchester e lo faremo con una giornalista e scrittrice che è qui con me questa sera, Giuseppina Borghese. Benvenuta. Anzi, bentornata. Ma prima di cominciare, come sempre, mi avvalgo della voce di un'amica del Medimex, di un'attrice, di un'interprete che ogni volta ci aiuta a entrare dentro i libri, dentro i racconti, così come fa Giorgio Consoli quando abbiamo bisogno di voci maschili narranti. Erika Grillo ci porta nelle prime pagine di A Manchester con gli Smiths, e quindi a te do il benvenuto, un applauso per Erika. Grazie. E adesso ti investo nel microfono. Un temuto giorno di sole. Era il luglio del 2006. Avevo preso il treno da Messina a Roma per due ragioni. La prima era consegnare un curriculum alla redazione della rivista musicale alla quale ero abbonata. La seconda era girovagare per la città semideserta e andare a comprare dischi in alcuni negozi di culto che comparivano in quella stessa rivista. Un viaggio monografico, è vero, ma sicuramente un viaggio motivato. 20 anni sono un'età ideologica, tutto quello che è ideologico fa compiere imprese faticose, tipo aggirarsi per una grande città nel cuore di un'estate torrida. Nella mia immaginazione di adolescente appassionata di musica, io fantasticavo di propormi come giornalista per coronare il sogno, molto novecentesco, di vivere in una capitale che ospitava i concerti più belli del mondo. Ovviamente, quel giorno non ci fu alcun colloquio. Era fine luglio e ad accogliermi ci fu solo un signore magro con dei baffetti che ricordavano il ghigno sornione di un gatto. Vedendomi arrivare, sudata e fiduciosa, e ascoltando le mie intenzioni, scoppiò in una grassa risata. Dovevo essere molto buffa a ripensarci. Uscita di lì, mi diressi verso un famoso negozio di dischi, la mecca di tutti gli appassionati della capitale e non solo. Quel pomeriggio, al negozio di vinili, fui raggirata da un commesso, non credo un ladro per vocazione, ma piuttosto reso tale dall'occasione. Gli avevo dato 100 euro per una spesa di 70, mi spettavano 30 euro di resto, che lui si rifiutò di darmi, perché giusto nel momento in cui avevo messo i soldi sul bancone mi ero distratta, attirata dai vinili esposti alle casse. Ho un ricordo appannato di quel pomeriggio romano passato tra San Lorenzo e Via del Corso. Non riuscivo a godere dei miei acquisti che mi erano costati più del loro valore. Il peso del raggiro e anche quel camminare senza una meta mi tenevano sospesa in una bolla di insoddisfazione. Quando a un tratto, dall'altra parte della strada, vidi uscire da un negozio di articoli sportivi un uomo di mezza età, dall'aria incredibilmente familiare, occhi azzurri, mascella granitica, spalle larghe, petto dilatato, fasciato in una felpa azzurra, il basco marrone, un rossore e una fierezza molto inglesi. È Morrissey,
che proprio in quegli anni aveva deciso di lasciare Los Angeles per vivere nei luoghi pasolineari da lui tanto amati. Ora io, incredula, attraverso la strada e mi presento aspettandomi il peggio, considerata la sua proverbiale misantropia. Esordisco con un timidissimo «Non vorrei disturbarti». Poi, sfacciata, proseguo. Voglio solo dirti che uno dei versi più belli della storia della musica contemporanea ce lo hai regalato tu in Ask. Grazie tante. Lui mi sorride. Gli spiego che ho anche acquistato il biglietto per un suo concerto, ma l'evento è stato annullato. Mi guarda con sincera preoccupazione, mi chiede perché. Dovrei essere felice di passeggiare lungo Via del Corso con l'artista che più di chiunque altro è riuscito a dare voce al mio immaginario. Eppure io trovo grottesca questa situazione. Così rispondo con un laconico «Non saprei, sul sito non c'era nessuna spiegazione». Noi camminiamo per qualche minuto ancora nella stessa direzione e poi ci salutiamo. Il giorno dopo, con un'ora di anticipo, sono alla stazione Termini pronta a ripartire, quando ricevo una telefonata. È il commesso del negozio di dischi che dice di aver trovato i miei 30 euro. Sono sorpresa, ma gli spiego che ormai è tardi, sto partendo, sono in stazione. Preso da uno slancio di generosità, e forse dal senso di colpa, il ragazzo mi raggiunge alla stazione. Io non ricordo più il suo viso, ho ancora davanti agli occhi la scena di lui che arriva trafelato in bicicletta alla stazione, uno sconosciuto che mi corre goffamente incontro con l'urgenza di raggiungermi, e ci sono io che lo ringrazio quasi commossa e gli racconto di aver incontrato Morrissey. Ripenso sempre a quei giorni, io mi rendo conto che c'è stato un momento nella mia vita in cui io ero invincibile, impermeabile ai risentimenti, ai piccoli rancori, e proprio come nelle mie fantasie di sognatrice, un po' ripiegata nel suo mondo musicale, quando tutto sembra perduto, arriva lui ad aggiustare le cose. Grazie, Giuseppina. Quanto ci hai romanzato su questo? Quanto c'è di corrispondente alla cronaca e quanto ci hai romanzato? Dì la verità, dai, 190-80%. Ma intanto ciao Corrado, ciao a tutte e a tutti, e ovviamente ciao anche al Caffè Letterario Cibo per la Mente, dove ritorno dopo un mese, credo, esatto. Quindi in realtà ho come un déjà vu questa sera. Bello essere qui. No, non c'è niente di romanzato, dico sempre questa cosa, il libro è una mera cronaca di tutto quello che mi è successo nell'arco, perché poi questo insomma avviene nel 2005, il viaggio invece in realtà lo faccio un anno e mezzo fa per Manchester, e quindi è tutto quello che sta nell'arco dell'inizio di questa ossessione per gli Smiths. Ma io ripeto sempre che la vita ha molta più fantasia della letteratura e di noi, quindi a volte se proviamo a raccontare esattamente com'è la vita, forse superiamo livelli di fantasia, di romanzesco. Allora, il racconto parte da questo episodio appunto del 2005-2006, tu eri giovanissima, e gli Smiths li avevi scoperti pochi mesi prima. È stata quindi una sorta di folgorazione, e poi il fatto di ritrovarsi a meno di un anno di distanza, o un anno di distanza, di fronte alla persona che ti ha cambiato la vita, sembra davvero più romanzesco che reale. Quindi sei stata davvero molto fortunata in questo senso. Sì, diciamo che il timing è la cosa che più mi ha fatto sorridere in quel pomeriggio di quell'estate romana, perché appunto avevo scoperto gli Smiths appena un anno prima. E ora non so quanta gente qui tra le persone presenti ami gli Smiths, conosce gli Smiths. Ci sono degli smiziani, degli smiziani? Sì, un volto noto che ho già visto forse l'altra volta. No, ma non è così scontato, eh. A volte ho fatto delle presentazioni dove c'erano persone che non gliene fregava niente degli Smiths. Io l'ho visto chiaramente come una nota di merito, no, al libro. Se non vado via prima della fine. Ma sì, li facciamo stare, ci hanno da mangiare e da bere, secondo me anche solo per questo restano. Detto questo, comunque mi affascinava il fatto che immaginavo queste orde di persone che per anni hanno inseguito gli Smiths e Morrissey nei concerti, gli appostamenti fuori casa, e io che beatamente invece in un pomeriggio d'estate in cui me ne erano successe di tutti i colori, perché appunto ero stata raggirata da un commesso, ero stata sbeffeggiata nella redazione di una rivista alla quale tenevo tantissimo, poi come giustamente detto tu,
è andata bene, perché poi come tutte le riviste purtroppo ha miseramente chiuso i battenti, mi ritrovo davanti quest'uomo che per me un po' è stato veramente un faro nella mia post-adolescenza, e lì è una sorta di sliding doors, no? Nella vita a un certo punto, quando ti succedono delle cose detonanti, folli, quasi proprio surreali, si hanno due strade: o si va incontro alla follia e quindi si va incontro in questo caso al mito che si incontra e poi come va va, oppure si tira dritto, e io ho optato per la prima, quindi mi sono occorso il rischio di imbattermi in Morrissey, e poi da lì insomma riaggancio questa sorta di ricordo quando poi invece mi troverò agli imbarchi, no? Per la prima volta agli imbarchi per il volo per Manchester, in un pomeriggio in cui non, invece insomma erano passati tanti anni. Ecco, pensavo che lo dicevi anche tu ed è cosa alquanto nota, Morrissey non dico che sia un misantropo, ma è difficile proprio entrare in contatto con lui, una persona che è stata spesso definita molto schiva. Non sarà che quella tua giornata, lo scoramento che avevi probabilmente scritto in volto e la disillusione non l'abbiano ispirato, come è capitato con altre muse che lui poi ha raccontato? Cioè, si è quasi fidato, ti è venuto incontro perché eri una dei suoi? Allora, così mi stai dicendo carinamente che io avessi una faccia miserabile, no? Il miserabilismo è la classica parola, il classico aggettivo che si appioppa alle situazioni smiziane, che siano storie d'amore, storie di sfighe sentimentali o di altra natura. No, io credo che Morrissey in questo, ora faccio sempre a un certo punto delle presentazioni, cioè il momento in cui io divento l'avvocata difensora di Morrissey, ma in realtà lungi da me l'essere questo, però Morrissey in effetti ha questo carattere molto fanciullesco, e come i bambini, no, può essere estremamente spietato o estremamente dolce. Un po' come la storia, questa mano può essere ferro e può essere piuma, quel pomeriggio è stata piuma con me. E, però ecco, detto questo, sì, probabilmente, sai, anche ritrovarsi, ora, al di là di tutto, questo per esempio lo dico sempre, non è un libro di musica, ma è un libro di viaggio. E una cosa che ritorna un po' in tutti i capitoli è il rapporto tra le persone e i luoghi. Cioè, questo percorrere i luoghi e cambiarli in base alla propria esperienza, al proprio stare nei luoghi. Probabilmente in quel pomeriggio io e Morrissey eravamo due stranieri in una città straniera, ciascuno con le proprie età, col proprio carico di emozioni, magari lui era semplicemente scazzato, io ero depressa, e ci siamo incrociati e sicuramente abbiamo avuto un punto in comune, quindi quella tenerezza che lui ha colto nel mio volto e io nel suo è stata ricambiata, proprio perché è un po' come il film Lost in Translation, no? Di Sofia Coppola, cioè loro che programmano di scappare da quel paese dove c'è tutto di diverso rispetto ai loro codici, no? Linguistici, comportamentali. Forse noi eravamo una sorta di Lost in Translation in quel pomeriggio. Mentre lo raccontavi immaginavo proprio questo, ma adesso facciamo un volo a Manchester perché ci sono una serie di luoghi che voglio raccontare. Il primo è su Fairfield Street, si chiama Star and Garter. Che cosa è successo in questo posto e perché è fondamentale per chi vuole conoscere gli Smiths passare da questo luogo? Sì, lo Star and Garter è uno degli ultimi luoghi rimasti in città, e praticamente un pub che sorge all'interno di un palazzo vittoriano proprio di fronte alla stazione Piccadilly, quindi proprio in una zona un po' malfamata come tutte le zone che stanno vicino alle stazioni, e ha una storia lunghissima che non vi racconterò perché spero invece che voi leggiate il libro qualora non l'aveste fatto. Però la cosa veramente interessante è che anche il motivo per il quale ho fatto il primo viaggio a Manchester è che ogni primo venerdì del mese avviene la serata Smiths, detta anche Smiths Disco. E praticamente questa è una serata in cui un po' tutti i matti e le matte d'Europa, d'Inghilterra, del mondo, se si trovano a passare a quelle latitudini, si incontrano nella saletta al primo piano, dove per tutta la serata, a partire dalle 19 fino a un orario imprecisato tra le 3 e le 4 del mattino, dalle scorte di alcol, dalla presa bene, da tutte quelle cose insomma che succedono, Si suona, si ballano i testi, i pezzi degli Smiths e di Morrissey. Quindi questo può avvenire con tribute band che suonano dal vivo, con DJ set, a un certo punto avvengono karaoke improbabili, meravigliosi, dove vedete queste persone che si improvvisano, e poi c'è questa grande famiglia, no? Io lo dico sempre, la prima ragione per la quale ho fatto il biglietto e sono andata a Manchester era proprio l'esistenza di questo evento che si chiama Mozart Me Meet, che è il più grande raduno di fan al mondo degli Smiths e di Morrissey. Mi incuriosiva capire chi fossero questi fan, perché io sono nata nell'86 e conosco persone molto più giovani di me
che comunque amano gli Smiths, quindi non potevano essere solo nostalgici del tempo che fu. Chi sono i fan degli Smiths? Alla serata Smiths sicuramente lo puoi capire benissimo, ed è stupendo perché proprio vedi questa accozzaglia di esseri umani che non c'entrano niente gli uni con gli altri, che stanno lì e che comunque sono fratelli e sorelle, cioè veramente più di un legame di sangue. Cioè, mentre vai a una serata metal e devi necessariamente, no? Determinarti a una serata punk, a un concerto punk, no? Devi avere comunque delle credenziali che ti attestino, no? Il diploma da panchettone o da persona seguace del metal. Questo invece con gli Smiths non succede, e trovavo molto bello, molto romantico vedere un professore universitario in pensione insieme a una ventunenne cilena in viaggio in Europa che ballavano sulle note di Ask. Mi piaceva questa trasversalità. Quindi diciamo che il meeting della Mozarmi è un po' uno spaccato socio-antropologico di quello che è il popolo di Morrissey e degli Smiths. Tra l'altro nel libro ci sono tantissime curiosità, tantissimi aneddoti che ti lasciano anche a volte colpito. Per esempio, ho scoperto grazie a te che esiste un fenomeno, un culto degli Smiths in Messico, che è il luogo più lontano probabilmente del nostro immaginario dagli Smiths. E tu ti sei imbattuta, credo, in una tribute band messicana, no? Nel Morrissey messicano José Maldonado, che ho avuto la fortuna di conoscere, intervistare, di trascorrerci del tempo fisicamente, proprio che siamo andati a cena insieme, abbiamo parlato, ma anche poi virtualmente perché abbiamo avuto uno scambio importante pure di mail, e lì praticamente ho scoperto che c'è questa sorta di mito del nord-ovest dell'Inghilterra alle latitudini proprio messicane, non solo quindi nei confronti degli Smiths ma anche dei Joy Division, dei Durutti Column. C'è proprio una fan base molto molto sviluppata. Ora, io non ho fatto delle ricerche di natura antropologica così approfondite, ma a naso potrei dire probabilmente che la malinconia e tutti quei temi, no, che in un certo senso titillano quei sentimenti, no, lo spleen, probabilmente trovano terreno fertile a quelle latitudini. Facciamo un altro passaggio adesso in un altro luogo di culto in cui tu sei naturalmente transitata, facendo anche lì un po' la figura della stalker. Kings Road 384, che cosa c'è a Kings Road? O meglio, che cosa si immagina che ci sia? Perché ormai non c'è più nulla. Allora, Kings Road, il 384 di Kings Road, in realtà per quanto mi riguarda è la meta più bella, più romantica della città. Ho fatto 3 viaggi, il primo è stato molto breve, giusto il tempo di un fine settimana, i successivi invece delle residenze di 2-3 mesi, e lì ho avuto modo proprio di vivere la città, di incontrare le persone. Kings Road, il 384 di Kings Road è la meta alla quale sono più legata. Parliamo della prima casa di Morrissey, quella nella quale Morrissey ha vissuto negli anni degli Smiths e leggermente poco dopo, ma poi immediatamente abbandonato. Questa casa è diventata immediatamente luogo di pellegrinaggio per tutti i fan, ma di pellegrinaggio intendo non solo che vanno lì a fare le foto, ma che hanno lungamente mandato lettere a quell'indirizzo. Non viveva più lui, ma viveva questa signora molto carina, molto garbata, di mezza età oggi, anzi più di mezza età, che per metà dell'anno vive a Roma. E quindi io sono andata davanti a quella casa per 2 volte, e la sensazione che si ha tutte le volte che sono tornata era quella di incrociare sempre qualcuno che fosse lì davanti proprio per fotografare questa facciata. E lì faccio un po' una riflessione, no? Perché esistono le reliquie? Ora stasera io incontrerò un uomo qui a Taranto, non faccio il nome perché viva la privacy, che mi porterà un pezzo di una reliquia, che è un pezzo della camicia di Morrissey strappato durante un concerto. Ora, chi è stato ai concerti di Smith comunque sa come funzionano anche quelli di Morrissey oggi. A un certo punto il servizio d'ordine viene allertato e detto: non fate pressione, lasciateli salire sul palco. Quindi sale quest'ordine di amanti, perché forse la parola più giusta è amanti, e baciano Morrissey quasi come un santo, ma senza quella venerazione e intoccabilità come potrebbe avvenire con una pop star tipo Madonna, ok? È come se fosse una parte di te, tu lo baci e gli strappi la camicia. Quindi, per dire, questa sera io avrò questo pezzo di reliquia, potrò toccarlo, vederlo, tutte queste cose da matti che ci uniscono. E qui stasera
E sarà qua, sì, insomma, ci incroceremo perché anche lui nel festival, queste robe. E però per dire, quindi la reliquia, il 384 di Kings Road è esattamente quello, andare lì, vedere quella finestra dove a un certo punto due ragazzi che non si conoscevano decidono di mettere su una band che ci ha molto fatto sognare e che ancora oggi continua comunque ad avere un ruolo centrale nell'immaginario di molte persone. Sempre da quelle parti c'è un altro luogo che è diventato a suo modo un piccolo santuario, che è l'Iron Bridge, no? Dove è un po' come Ponte Milvio a Roma per gli innamorati, per colpa, no, voglio fare per colpa di Moccia e di quella roba c'è lì, però diciamo anche lì all'Iron Bridge succede qualcosa che è tra il culto sacro e l'amor profano, diciamo. Sì, perché poi comunque ci sono diversi luoghi, no, in cui le persone che hanno iniziato anche delle relazioni amorose, no, sotto il segno degli Smiths, vanno lì a scrivere un po' i loro fatti. Io l'Iron Bridge lo descrivo come un grande diario aperto, a cielo aperto, dove tu vai e scrivi dei tuoi rodimenti, oppure dei tuoi amori, delle promesse, ti prego ritorna, famiglie nate sotto il segno degli Smiths. Così come anche al Sulphur Lux Club, che è ovviamente un altro dei luoghi iconici, esiste una saletta che è la saletta Smiths, dove si tengono delle vere e proprie celebrazioni, cioè vengono, delle persone si sposano in quel luogo nel nome degli Smiths. Quindi voi vedete questo altare laico con questi, che ovviamente la prima parola che ti viene è matti, ma lo dico con grande affetto perché vorrei pure io potermi sposare là, a trovare un uomo che mi segua in questa follia, ma purtroppo non succede. E anzi ti dirò di più, che il Mozart Meet spesso diventa anche un modo per trovare anime gemelle smithiane. Ho scoperto anche questa cosa. Ora non so nella lunga durata quanto durino, questo sarebbe da approfondire, però sicuramente i primi anni sono molto belli perché fanno tutto a tema. Parlano di quello, vivono di quello, insomma, sì. Continuando con i luoghi sempre in cui avvenivano incontri, ce n'è un altro che ci porta anche a parlare d'altro, perché è vero, Manchester è stata la città degli Smiths, ma è stata una città in cui, per la storia stessa della città che magari racconteremo più tardi, è nata grande musica, soprattutto dalla fine degli anni 70 e poi. E c'è un altro luogo in questo caso, che è il Trafford Park, che era il luogo di incontro, almeno così si immagina, su un ponte di Trafford Park, giusto, fra due figure che sono state altrettanto iconiche e importanti, non soltanto per la scena di Manchester, ma per la musica alternativa di tutto il mondo, cioè Mark A. Smith e Ian Curtis, che si incontravano, si scambiavano probabilmente anche un cenno con la testa, ci piace immaginare così, mentre andavano al lavoro. Ti è piaciuto molto questo aneddoto, anche in radio. Allora, perché in realtà sì, perché in realtà in questo incontro mattutino si vede anche un po' l'anima proletaria, operaia della città, di questi due uomini che comunque fanno i musicisti, ma poi di fatto alla mattina andavano ancora a lavorare prima di diventare, insomma, le rockstar, parola che secondo me non calza molto a pennello su queste. Però insomma, prima di diventare, ecco, diciamo, delle celebrità. E in questo secondo me c'è proprio il senso della città di Manchester, perché Manchester fondamentalmente cos'è stata? È stata la città del dissenso politico, no? Prima città industriale del mondo, quindi dove chiaramente l'uomo e la macchina hanno cominciato a convivere in maniera molto complicata, anche non è stato un rapporto facile. Io racconto anche nel libro alcune storie che a me mi hanno divertita, in cui le macchine uccidono gli uomini, però ovviamente dipende da che prospettiva la si guarda, no? Uomini cattivi, non quelli buoni, siamo sempre dalla parte dei buoni. E probabilmente proprio il fatto che il dissenso politico, no? Quindi le lotte sindacali siano nate, si siano sviluppate in questa città, ha fatto sì che la musica probabilmente diventasse lo strumento più immediato con cui appunto esprimere il dissenso. E appunto vediamo noi questa doppia anima, no? Di giorno vediamo gli operai dipinti da Lowry, questo pittore meraviglioso che dipingeva queste folle senza volto, i cosiddetti uomini fiammifero, che non avevano nemmeno un'ombra, erano una moltitudine di schizzetti che correvano davanti alle fabbriche, davanti ai mulini. E la notte invece quest'anima imprendibile, elettrica, che era proprio quella
questa, che era proprio quella dei musicisti. E quindi sì, in un certo senso vedere questi due uomini nelle rispettive tute da operaio che si salutavano al mattino e la sera invece andavano alla Sienda a suonare, mi sembrava una cosa romantica che distingueva sicuramente molto il nord industriale dal sud, che era invece Londra, che era la città dell'arte, del business, degli affari. E in tutto questo, in una scena con figure apicali appunto della musica alternativa dell'ultimo mezzo secolo, nasce e si sviluppa e trova piena espressione un sentimento che tu nel libro definisci di tristezza violenta, che credo sia proprio un'altra delle caratteristiche non solo del suono di Manchester ma proprio dello spirito di questa città. Sì, la tristezza violenta, tipo quella dei gabbiani che urlano su di noi. Sì, una tristezza violenta, a me proprio, cioè tutto quello che Manchester ha prodotto musicalmente mi ha sempre molto attratta. Probabilmente in questo libro io comincio da una città che è la mia, Messina, probabilmente perché secondo me c'è qualcosa, io lo definisco una sorta di segreto che noi condividiamo con la città dalla quale proveniamo, soprattutto quando questa città è periferica, lontana dai luoghi dove succedono le grandi cose. E un po' devo dire che in tutte le presentazioni che sto facendo in giro per l'Italia, questo segreto che si tiene con il proprio luogo natale, nativo, anche se poi magari si va via da quel luogo, rimane. E quindi per esempio una persona che vive a Cesena sente questo sentimento di vicinanza con me o con chi viveva nella Manchester degli anni di formazione degli Smiths, che era sicuramente una città periferica. E quindi quella tristezza violenta è semplicemente quello, cioè l'impossibilità, no, di poterti anche banalmente, cioè io parlo proprio nel concreto, no, andare a un concerto, organizzare una macchinata di persone e rielaborare, no, i Google Maps, andare a lavorare in un posto diverso, imparare una lingua straniera, no, cioè emigrare, sono tutti dei temi che poi alla fine chi vive nelle periferie vive, cioè si riporta sempre dentro, anche se poi tu vai a vivere a New York, no? Per esempio c'è una biografia che io ho amato tantissimo, in un libro che è Anime Baltiche di Jan Brocken. In questo libro Jan Brocken prova a ridefinire la geografia dei paesi baltici attraverso le biografie dei suoi figli e delle sue figlie che sono emigrati, e tra questi c'è un pittore che io adoro, che è Mark Rothko, che era originario di un paesino vicino a Vilnius, quindi Lituania, il quale quel paesino dal nome impronunciabile se l'è portato fino alla fine dei suoi giorni, finiti malissimo perché Rothko è morto suicida nel suo attico a New York, perché probabilmente c'è questo legame, no? Questo forte sentimento che ci tiene poi in quel luogo là dove siamo nati. E io penso sempre a tutti noi quando magari torniamo nel luogo dove siamo nati e incontriamo quella persona con la quale siamo andati a scuola insieme in quinta elementare, poi ci siamo separati, le nostre strade hanno preso, le nostre vite hanno preso strade diverse, e quando ritorniamo però c'è sempre quel qualcosa di intimo che magari invece non proviamo con qualcun altro con il quale abbiamo condiviso un percorso più lungo. E questo per esempio provo a raccontarlo, ma non svelo troppo, in un capitolo al quale io tengo tantissimo, che si intitola Essere morto ti cambia, in cui provo a parlare del rapporto bizzarro che nessuno avrebbe immaginato che esistesse tra Morrissey e Genesis P. Oldridge, leader tra gli altri dei Throbbing Gristle, padre, madre, perché poi è iniziato questa transizione di genere, quindi bisogna capire anche come definirla o definirlo. Genitore 1 e genitore 2 insieme. Come buttare la politica italiana su delle cose che io trovo altissime, muoio. Cioè, però dato mi piace per questo, perché poi stemperi sempre. Ecco, lì probabilmente c'è questo legame che non ci aspetteremmo fra queste due persone tanto diverse, che però si portavano quel filo invisibile che era il collegamento, il filo, proprio diciamo, il cordone ombelicale con la loro città d'origine, che era Manchester. Uno, sì, a volte bisogna anche fare un attimo le misure e calcolare i numeri. Manchester ha circa 500.000 abitanti, poco più di un qualunque capoluogo di regione italiano, ma è anche difficile fare in proporzione l'importanza e l'influenza dei suoi artisti sul resto del mondo rispetto a quello che avviene in qualunque altra città. Sono due casi, uno è Manchester, l'altro probabilmente Seattle, che ha più o meno gli stessi abitanti e del quale parleremo domani, perdonami il promo per il prossimo appuntamento. Però ecco, parlando sempre di questa città di Manchester, è una città operaia, una città che appunto, dicevi tu, è stata dilaniata da grandi conflitti, è una città in cui le lotte sindacali sono state molto violente, la città di Engels, ed è una delle città in cui si trova un monumento ancora oggi di uno dei padri, diciamo, del comunismo. Ma c'è un altro elemento che ci fa riflettere.
gli stessi Smith all'inizio sposano, se non esplicitamente, in maniera comunque molto, molto forte anche dal punto di vista dei testi, non dico la causa operaia, ma certe posizioni, pensiamo a Shoplifters of the World Unite, che è una canzone che in qualche maniera invita, non dico, solidarizza con i taccheggiatori, diciamo, cioè con chi ruba per necessità. E quindi tutto questo preambolo per dire, come è finito poi a sposare l'ultradestra, Morrissey, secondo te? Allora, la cosa secondo me più interessante, sulla quale io ho cercato di porre l'accento in questo libro, sono due in realtà i temi. Il tema del lavoro, e peraltro in una città come Taranto secondo me è pertinente tanto, il tema del lavoro e il tema della politica. Partiamo dal secondo. Gli Smith sono stati molto più politici di quanto non si creda. Ogni volta che si dice Smith, se non ascolti gli Smith, pensi che al languido ragazzino che sta quasi a tagliarsi le vene in camera perché è stato lasciato. Non è così. C'è quella violenza, quella rabbia violenta che invece proprio affonda le radici in quella conoscenza della vita e dello stare nella società che a volte è proprio visto come una violenza. Quindi questo era il primo tema che mi interessava raccontare, e per farlo chiaramente dovevo andare alle radici del problema, cioè gli Smith perché sono stati politici, non perché abbiano deciso di prendere una testa al partito laburista, non gliene fregava niente, forse questa è una delle ragioni per le quali io amo gli Smith e tante persone amano gli Smith, ma probabilmente il politico si è stato toccato nel momento in cui il personale diventava politico. La clausola 28, che poi è la legge alla quale viene risposta con questa canzone, Shoplifters of the World Unite, era una legge balorda che praticamente multava le persone che in pubblico si lasciavano andare a comportamenti di natura omosessuale o anticonformista, il che vuol dire tutto e niente. Esatto, quindi immaginate il clima di terrore che ha il governo Thatcher con ben tre mandati dal 79 all'87, quindi in pieno periodo Smith, gli Smith dell'83 all'87, ha praticamente fatto scivolare un paese in un conservatorismo bieco, orribile, e insieme a questo conservatorismo ricordiamo anche la chiusura delle miniere, la cancellazione della middle class, cioè tutta una serie di danni enormi al paese. Questo ha fatto sì che gli Smith, come tanti altri gruppi, hanno cominciato a cantare questo orrore con canzoni che appunto erano pienamente politiche. Il tema del lavoro invece io, e questo devo dire, l'altra volta ho fatto questa presentazione di un libro in un luogo molto bello, a Bassano del Grappa, in una villa del Cinquecento, che vedete che ce ne frega, arrivo al punto, in una villa del Cinquecento dove praticamente vengono reintegrati nella società i ragazzini, le ragazzine detenute, e viene fatto attraverso il lavoro. Immaginate queste persone sedute là, questo è un libro contro il lavoro, quindi sono rimasti tutti tipo di sasso, perché in realtà no, il tema del non lavoro qual è? Il tema del fatto che sostanzialmente una città che è stata abbruttita, resa in stato vegetativo da un sistema industriale orrendo, no? Che in un certo senso ha proprio schiavizzato, no? Ha proprio sdoganato lo schiavismo. Probabilmente cominciare a dire, beh, se domani devi andare a lavorare, io credo che ci siano cose ben più interessanti nella vita, poteva essere un messaggio molto rivoluzionario, che già era stato toccato qualche anno prima con il punk. Infatti a un certo punto nei miei vari voli tocco un personaggio che è veramente un santino di Salford, che è John Cooper Clarke, il poeta punk di Salford, e faccio questa sorta di parallelismo con il The Pest, che è appunto il parassita, da lui raccontato, da lui proprio cantato in una sua poesia, e alcuni testi degli Smith, dove in sostanza il corpo in stato vegetativo, il corpo malato dovuto al troppo lavoro o al lavoro inquinante, è un corpo che deve ribellarsi a quel lavoro, quindi sottraendosi fondamentalmente al lavoro. Adesso andiamo in un altro luogo e andiamo al Salford Lads Club, ok? Che è un altro luogo che è stato immortalato nella copertina e che è diventato un altro soggetto di foto, selfie, contenuti social negli ultimi anni, che l'hanno probabilmente fatto rivivere, no? Che cosa c'è al Salford Lads Club e perché è così importante nell'estetica e nella storia degli Smith? È importante perché diciamo che lì è stato girato uno dei pochi videoclip degli Smith,
per mano di Derek Jarman, il grande regista Derek Jarman, e poi perché appunto la copertina interna di The Queen is Dead, è da oggi che lo ripeto, per favore fatemelo dire, che compie 37 anni oggi, il 16 giugno dell'86, quindi mio coetaneo ormai è diventato questo album, secondo me è invecchiato meravigliosamente, per molti forse è l'album più bello degli Smiths. Io dico più che bello, forse è quello della maggiore sicurezza in se stessi, dove si era raggiunto una sorta di equilibrio, è quasi come un romanzo di formazione, no? C'è un inizio e c'è una fine, uno svolgimento e una crescita dei personaggi dentro questo album. E la copertina interna di questo album è proprio scattata, la fotografia è scattata davanti al Salford Last Club, che era un luogo ricreativo che in quegli anni cercava di togliere i ragazzi banalmente dalle strade. Gli Smiths lo portano così agli onori della cronaca, perché appunto questo album venderà tantissimo. E la cosa che fa un po' sorridere, lo scrivo anche nel libro, è che di fatto all'indomani dell'uscita del disco, dove si parlava, già il disco era La regina è morta, si parlava malissimo della chiesa, il prete col tutù, cioè delle cose oscene, subito i gestori del club hanno detto: noi non c'entriamo niente con queste persone criminali, oggi se andate lì c'è un merchandising pazzesco dove vendono magliette degli Smiths, c'è anche questo libro che per me comunque è grande onore, sì, c'è anche questo libro, tutto quello che riguarda gli Smiths lo trovate in questo piccolo tempio, piccolo grande tempio. Quindi è sicuramente una meta da fare se si va a Manchester. Continuiamo a parlare di copertine degli Smiths, a questo punto di foto degli Smiths. Gli Smiths non si sono quasi mai immortalati o non hanno mai usato le loro immagini direttamente per le copertine, ma lo hanno fatto con a volte con immagini dal cinema e altrettanto spesso, soprattutto per i singoli, con Mancunians, cioè con gente di Manchester, con gente reale che veniva in qualche maniera, diventava parte non soltanto dell'estetica, dell'immaginario degli Smiths, ma anche in altri casi delle canzoni, perché ricordiamo il più grande narratore probabilmente della città, anzi in assoluto, è proprio Morrissey, perché lui ha fatto anche dei veri e propri ritratti di persone realmente esistenti. C'è una copertina in particolare a cui sei legata, un'immagine o una figura di copertina a cui sei legata? E poi raccontaci la storia se ti va. Questa è una domanda a tradimento, perché ce ne sono 200 che mi piacciono. Puoi immaginare, come chiedere qual è la tua canzone preferita degli Smiths, no? Io a un certo punto nel libro dico: tutto cambia nella vita, anche le canzoni degli Smiths, quindi se mi prendi nella settimana così io ti dirò che quella è la mia canzone, ma tra un mese sarà un'altra, con quella vitalità. E oggi Vicari Natutu per forza, perché dobbiamo celebrare The Queen is Dead, quindi mi piace immaginare questo prete sculettante con un tutù che è felice di vivere la sua vita così. Detto questo, la copertina, beh, io ne racconto una, tre in particolare, perché in realtà sono legate a una donna la cui storia mi ha molto colpita, ed è la storia di Viv Nicholson. Dico sempre questa cosa, lei è di Leeds, però si è trasferita a Manchester molto giovane, a 14 anni è rimasta incinta, è finita a lavorare in una fabbrica di liquirizia, quindi potete immaginare una vita particolarmente dura. A un certo punto la vita però le fa un regalo e vince al Totocalcio, una cifra spropositata di sterline. 176. E metto anche i penny io a un certo punto, però non ricordo la cifra, la potete trovare nel libro. E lei a un certo punto dice: ma che bello, finalmente posso lasciare questo nord puzzone, perché là funziona al contrario, i terroni stanno su e invece quelli bravi stanno giù, che stanno a Londra, finalmente posso lasciare questo nord puzzone proletario e me ne vado a Londra. Nel giro di 4 anni tutti i soldi finiscono, ritorna a Manchester disperata, con mariti che le muoiono a una velocità impressionante, 4 mariti tutti e 4 morti malissimo, è tornata a Manchester e qua veramente c'è la tragedia, finisce nelle grinfie di un uomo che è il gestore di un nightclub, il quale le dice: guarda, puoi lavorare qui, ti devi guadagnare da vivere, canti questa canzone, Big Spender, dove tu racconti la tua sciagura, la tua sventura, e arrivata sul finale ti sfili le mutandine reggiseno. Lei ovviamente non è una spogliarellista e quindi si rifiuta e viene licenziata in maniera così rapida. Morrissey in tutto questo ci intravede una storia perfetta delle sue, no? Il miserabilismo di cui parlavamo prima. Però in realtà cos'è che lo attrae di più? A un certo punto Viv Nicholson diventa un'icona pop, cioè voi immaginate i Novella 2000, tutti questi giornali scandalistici si interessano a lei e la intervistano e sta sempre in televisione. E allora Morrissey in queste interviste in cui lei diceva delle cose assurde, grottesche, tipo: non c'ho più soldi per seppellire il mio quarto, il mio quinto marito, Morrissey dice: questa storia devo assolutamente raccontarla perché è proprio grottesca.
gigantesca, quella luce nella tenebra. Quindi la invita a Blackpool durante un concerto degli Smiths e le chiede di essere il volto di questo singolo memorabile, forse una delle canzoni più famose, che è Heaven Knows I'm Miserable Now, dove lei appare in copertina con questo capello, non so, però chi di voi ce l'ha presente? Questo cappello cotonato biondissimo, quasi bianco, sopracciglione, una faccia incazzatissima con un grugno così, e lei che si tiene strettissimo il suo cappotto. E io trovo in questa immagine un'immagine, ora femminista mi sembra esagerato, forse neanche troppo pertinente come termine, però una forma di resistenza, no? Vivere in un luogo che ti fa schifo, circondata da gente che ti fa schifo, e comunque tenerti i tuoi vestiti addosso e non avergliela data vinta. E lei continuerà ad essere il volto di altri due singoli degli Smiths, What She Said e Barbara's Begins at Home, dove è meravigliosa, ancora giovane, magra, e ritratta in questo abito all'uncinetto. Dietro c'ha un ecomostro, quelle robe da città industriale che tutti noi conosciamo. Io vengo dalla provincia di Messina, c'ho la raffineria di Milazzo, quindi potete capire, no? Quella roba che poi diventa familiare, paesaggio familiare. E quindi quello diventa un volto, la storia di un volto, e finirà i suoi giorni nei primi anni 2000 con le persone che quando la incontravano per strada le chiedevano delle foto, perché lei era il volto degli Smiths. Come vedete, come potete ascoltare dal racconto di Giuseppina, le storie sono veramente tantissime e ognuna poi si ritrova nella canzone o nella copertina o nell'immagine o semplicemente in una evocazione nel racconto di Morrissey. Ma adesso io voglio pescare un altro luogo, la Lesser Free Trade Hall, che è un luogo in cui avviene anche lì qualcosa di incredibile. Nel 1976 c'è il concerto dei Sex Pistols, credo che gli spettatori siano circa una ventina, una trentina, ma chi c'è tra gli spettatori? Sì, allora io cito questo fatto, che ovviamente è molto noto, perché lì un po' comincia veramente, no, tutta la saga della musica di Manchester. Nel 76, appunto, in questo luogo succede che i Sex Pistols, che si chiamavano così da pochissimo tempo, vengono invitati dai Buzzcocks, che erano anche loro mancuniani, e viene organizzato questo concerto al quale partecipano 39 persone, non so quanti paganti, ma 39 persone. Queste 39 persone ci stavano tutta la futura scena mancuniana, quindi dai Joy Division, Simple Minds, lo stesso Morrissey, no? A un certo punto quella sera dice: ma quasi quasi vado a vedere. Peraltro scrisse una recensione per il New Musical Express tremenda, in viperita delle sue. Morrissey come giornalista era molto umorale, poi come cantore, come poeta glielo lasciamo passare, perché anzi piace, no, quella botta d'acido, invece come giornalista musicale era un po' cattivello. E insomma 39 persone vanno lì e tutti poi increduli se ne tornano a casa dicendo: ma forse noi lo possiamo fare meglio, sicuramente noi lo facciamo diversamente. E da lì nasce questa famosa frase che poi Tony Wilson, il cofondatore della Factory Records e della Sienda, disse proprio questa roba, disse: noi siamo a Manchester, qua si fanno le cose diversamente. Quindi in realtà cito questo fatto principalmente per dare anche un po' in là tutta quella che poi è stata la scena che abbiamo conosciuto fino agli Oasis e ancora oggi, con musicisti meravigliosi, tra questi Alabaster de Plume, che io amo tantissimo e che porta alto veramente il nome di Manchester nel mondo. E dall'altra parte, perché un pomeriggio decido di andare in questo luogo per capire cos'è diventato oggi, un hotel di lusso orribile, veramente di cattivo gusto, ma anche molto molto ricco, molto sfrontato, kitsch. E là ci passo il pomeriggio e veramente mi rendo conto come, da un lato, questa bellezza della città che cambia forma, immagine, è sempre molto in movimento, e dall'altro invece è tristissimo perché si vanno a perdere tutte quelle che potevano essere appunto dei luoghi veramente importanti che hanno rappresentato la storia. Io ti direi, se non so quante domande c'hai, però a me piace molto il dialogo col pubblico, quindi direi, se ci sono domande, voglia di parlare, di intervenire, fatelo, perché non vi vogliamo sequestrare. Io al massimo leggerò una cosina prima di chiudere. Ci sono domande? Coraggio. Vieni. Io sempre qui, ogni presente. Hai i pezzettini di camicia di Morrissey per caso da condividere, no, con il pubblico? No, okay. Mi piace. Allora, come ho già detto l'altra volta, ma le persone qui non erano altra fatta, quindi lo ripeto, onestamente io gli Smiths non li conosco,
sono... Quanti anni hai? Dire allora, io sono letteralmente nata nell'anno in cui tu hai fatto quel viaggio. Cioè, questo mi dà il senso, capito, di quanto io mi senta vecchia in quest'ora. Allora, è successo tutto per caso. Mi trovo in libreria. La proprietaria, che era una mia amica, mi dice: senti, vedi che questo giorno c'è questo evento, ti va di venire? Io: sì sì, veniamo. Perché lei sapeva che mi piacevano molto i libri dove si parlava di viaggi, eccetera. Allora io vengo, prendo il libro, non l'avevo ancora letto quando ero venuta qui. E onestamente, dopo averti conosciuta e dopo averlo letto un po', purtroppo non l'ho finito, ma mi dispiace, ma sono successe robe, ho notato davvero che c'è molto della tua personalità in quel libro. E onestamente è una cosa che mi è piaciuta, perché avendoti conosciuta personalmente, tralasciando che nella mia mente quando leggevo automaticamente c'era la tua voce dentro la mia testa, è assurdo. Comunque, dicevo, mi è davvero molto piaciuto, perché proprio ci ho visto te dentro. Di norma, quando si scrive un libro del genere, si tende semplicemente a parlare: ah, wow, ho fatto questo, ho visto questo perché mi piaceva. Tu hai proprio dato un significato quasi filosofico a quello che facevi, e mi è piaciuto un sacco. Magari a te sarà piaciuto meno in quel momento, però a me è piaciuto davvero tantissimo il punto dove, ahimè, ti derubano, esci e vedi tipo tipo Dio nel tuo immaginario in quel momento. Mi ci sono molto ritrovata, e un punto davvero mi ha fatto morire, soprattutto quello che scrivi subito dopo, che adesso non me lo ricordo di preciso, ma tipo scrivi una cosa nel senso che tipo che ti sentivi persa in quel momento, no? Era arrivato tipo il sacro graal, una roba del genere. L'ho amato alla follia, e quindi niente, secondo me, per quello che ho letto, io non l'ho ancora finito, ma poi ti dirò, l'hai scritto davvero molto bene, la tua personalità è davvero bello. Grazie. Allora, intanto grazie, sono contenta anche di ritrovarti, perché come dicevamo... Grazie. No, sono molto contenta di ritrovarti, come dicevamo l'altra volta. Poi quello che tu dici, sì, perché in realtà è la storia di un viaggio ed è soprattutto la storia di un amore. Io dico sempre questo, no? Perché questa, cioè, il mio amore per gli Smiths nasce grazie ad un regalo, e poi c'è questa storia d'amore che nasce, si continua così nel libro fino ad arrivare ad un epilogo che ovviamente non diremo. C'è qualche altra domanda? Allora, io sono un grande fan di Johnny Marr. Oh, grande. No, sì, tra l'altro, che reputo uno dei più grandi chitarristi veramente della storia. E rispetto a Morrissey, voglio fare una domanda un po' particolare, perché non bisognerebbe mai affezionarsi troppo alle biografie delle personalità, perché ultimamente lui è diventato un personaggio controverso, pesantemente controverso, rispetto alle posizioni che ha avuto rispetto all'immigrazione in Inghilterra, alla Brexit e svariati punti. Ti chiedo solo la tua rispetto a... e quanto, perché mi è molto difficile anche per me, no, dividere, sai, l'amore per da questo punto di vista, per un punto di riferimento più grande musicalmente, dalla persona che poi, vabbè, poi ognuno la può pensare come vuole. Dal mio punto di vista ha inferto dei colpi un po', però questa è un'altra storia. Eccoci, no, vabbè. Allora, sì, grazie per la domanda, che ovviamente è una domanda inevitabile, capisco. Infatti nell'ultimo capitolo del libro, sebbene questo non sia un libro sugli Smiths, però si parla degli Smiths, non potevo ignorare l'elefante nella stanza, chiaramente.
E allora, in questo caso ti dico, vabbè, piccola parentesi, personalmente tendo sempre molto a scindere l'uomo dall'artista, la donna dall'artista, altrimenti non lo so, non riuscirei a leggere Céline, delle persone che hanno detto cose ben peggiori di Morrissey, quindi quella è la mia posizione proprio sul tema. E anche perché non riesco mai ad avere veramente un approccio da fan, anche questo libro che magari comincia, no, come una cosa che potrebbe sembrare un'esperienza da fangirl, in realtà non ho mai un approccio da fan, quindi cioè le due cose le separo e semplicemente vado all'arte, motivo per cui se leggo Il cappotto di Gogol mi struggo e penso che sia una cosa stupenda, mentre se magari vado a vedere uno spettacolo teatrale dove si parla di psicoterapia da quattro soldi, boh, mi deprimo più del cappotto, che invece è veramente deprimente, capito? Perché l'arte non ti deprime mai, anche quando parla di morte. Quindi questa è la mia posizione sul tema. Detto questo, nell'ultimo capitolo tocco il tema Morrissey e semplicemente mi avvalgo delle parole di una persona forse più brava di me, David Stubbs, un critico musicale che amo tantissimo, il quale nel 1992, credo, scrisse una recensione bellissima di una delle canzoni più controverse di Morrissey, che è Bengali Platforms. Ora, non so quanti di voi conoscano questa canzone, una canzone crudele, veramente crudele, dove lui dice: bengalesi con le zeppe gialle, sartorialmente disadattati, statevene a casa vostra perché già qua la vita è difficile per noi. Una canzone di un razzismo mai visto. Tutto questo suonato da un Vinnie Reilly meraviglioso in pieno stato di grazia, che sembra che stia suonando una canzone romantica, e invece no, stanno dicendo delle cose orribili e xenofobe. Questo succedeva nel 1992, Morrissey con la Union Jack che flirta e canta The National Front Disco. Quindi io non credo che Morrissey sia mai stato un laburista o uno a favore delle politiche di immigrazione, ok? Detto questo, non giustifico la spilletta for Britain ai nazisti che dicono usciamocene dall'Europa. Non, cioè, tutto quello mi imbarazza. Mi imbarazza come anche, per esempio, durante i concerti, io spesso seguo i concerti di Morrissey in giro per l'Europa, spesso nei visual, sulla canzone I'm Throwing My Arms Around Paris, che parla appunto, no, della città di Parigi, una canzone bellissima, partono sti visual dei gilet gialli, ma tu dici, ma perché, scusa? Cioè, tutto così, perché Morrissey è molto morale, quindi quella roba mi imbarazza, però credo che fosse già presente veramente in tempi non sospetti. Provo a raccontarla nell'ultimo capitolo facendo una sorta di parallelismo con un'altra band che lui definisce come una delle band più smaccatamente britanniche, che sono i Kinks, che io adoro tantissimo, e forse lì c'è un po' quel senso di Britishness perduta, quella che Morrissey rimpiange nell'accento che si è perso, nella ferrovia dismessa e in certe situazioni. Per esempio, c'è una canzone che io trovo bellissima e chi non la conosce consiglio veramente di andare a recuperarla, del Morrissey solista, che è We'll Let You Know, è contenuta nell'album Your Arsenal. In questa canzone, alla fine della canzone, Morrissey dice un verso molto controverso. Dice: noi siamo le ultime persone britanniche, veramente britanniche, che tu possa e che tu forse non vuoi veramente conoscere. E molti hanno pensato che quello fosse una sorta di identità leghista, quelle robe là, tipo, no, un po' così. In realtà invece Morrissey parla degli hooligans, parla di un mondo che è un mondo ben preciso, ben definito. E anche il concetto di identità, se si frequenta un po' per esempio il Regno Unito, ma anche altri paesi come per esempio il Portogallo, dove io ho vissuto, non è necessariamente appannaggio della destra. Quindi secondo me siamo sempre in un territorio molto scivoloso. Morrissey ha fatto delle uscite infelici, dalle quali chiaramente io proprio, cioè, trovo imbarazzanti, però d'altro canto è lo stesso che quando va a suonare a Manchester va all'Apollo Theater, che è l'unico luogo non fascista presente in città. Quindi non lo so, forse sono più un bisogno di attirare le attenzioni delle, contro la stampa, contro l'establishment, è qualcosa di veramente più complicato. Quindi questa è la mia posizione sul tema. Ne sei uscita benissimo, era veramente scivoloso come argomento, e quindi adesso ci sarà qualche dichiarazione di Morrissey contro, che ne so, una cosa come indipendibile, a quel punto no. Ma poi alla fine, facendo, bisogna sempre scindere l'artista appunto dall'uomo, e a volte l'artista mette anche in scena delle cose. Penso a polemiche analoghe in Italia ci sono da alcuni anni su Lindo Giovanni Ferretti dei CCCP, nel senso che anche lui cantava delle cose, ma non è detto che quello che cantava fosse ciò
che davvero, in cui davvero credeva. Probabilmente metteva in scena anche lì un personaggio o qualcosa di diverso. Comunque, ci sono altre domande, perché altrimenti ho ancora un paio di luoghi. Posso chiedere? Ah, ecco, ci stavo arrivando, quindi prima di chiudere volevo farti una breve introduzione e poi leggi tu ciò che vuoi. Perché appunto, come ho detto, Morrissey e gli Smiths hanno cantato e raccontato la città. Giuseppina non ha fatto altro che raccontare la città attraverso le canzoni e andare ad approfondire come una sorta di realtà aumentata sulle canzoni stesse quei luoghi e quelle persone raccontate o cantate dagli Smiths, e ce n'è uno in particolare molto interessante, guarda, non è un caso che tu ci sia arrivata, che è Strange Ways, che dà addirittura il titolo all'ultimo disco vero e proprio degli Smiths e che ha una storia molto interessante. E Giuseppina, casualmente, lo giuro, aveva proprio qui aperto il libro sul capitolo sui tetti di Strange Ways, quindi se ti va. Sì, volevo leggere questo breve passo, magari ci salutiamo così, poi se avrete voglia possiamo anche vederci qua per il firmacopio, quindi momento confessionale in cui si raccontano sempre le proprie posizioni smiziane, no? Gente che viene e mi fa: ma come fai a scrivere di Morris? Si vergogna? Sono quelle cose un po' così. Io ho scelto Strange Ways, vabbè, perché siamo sul finire del libro ed è un quartiere al quale tengo molto, perché peraltro Strange Ways e We Come è l'album che con più costanza mi ritorna nel tempo. L'album della fine, l'album in cui scompaiono le chitarre di Marr, l'album delle tastiere, dei pianoforti, è l'album dove veramente ogni traccia parla di una fine, di una morte, c'è la ragazza, la fidanzata in coma, sto fantasma all'inizio, non la prima traccia che è Rush and the Passion and the Endless Hours, e via via, fino ad arrivare alla ballad delle ballad, che è appunto Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, dove veramente c'è questo tripudio di struggimento, introdotto peraltro da 1:50 di vociare assolutamente indistinto, che in realtà per molto tempo io ho creduto, perché c'era quest'uomo del quale parlo, che mi diceva: sai, ho frequentato una donna per un periodo che mi diceva: le urla che si sentono all'inizio di questa traccia sono le urla delle persone innamorate che non vengono ascoltate. Io lo trovo straziante, no? Mi piaceva proprio struggermi su questa intro. Quando poi invece ho scoperto anni dopo che quelle urla erano le urla dei minatori in sciopero tra l'84 e l'85, uno degli scioperi più violenti che hanno caratterizzato la storia degli scioperi del sindacato, dei sindacali del Regno Unito, l'ho trovato ancora più violento, ancora più ingiusto, ancora più crudele. E quindi ancora una volta tornano queste storie di innamorati e di lavoratori che si incrociano. Ma in realtà Strange Ways è un carcere dove fino a pochissimo tempo fa avvenivano delle esecuzioni, le persone venivano impiccate, e sono delle storie agghiaccianti che ho provato a raccontare perché mi piaceva anche passare la temperatura iniziale dai pub, dalle allegria, a qualcosa di invece molto violento e spettrale, perché Manchester è una città dove ancora oggi se cammini la notte ti accoltellano senza troppe cerimonie. E quindi una mattina succede questa cosa: io che arrivo in questo luogo che è appunto Strange Ways, arrivo qui un sabato mattina presto, non c'è traffico, anzi non c'è nessuno, solo silenzio e nuvoloni sulle casette basse che portano alla prigione. Alcune sono gli uffici dei parcheggi, altre sono abitazioni popolari. Sulle costruzioni c'è il filo spinato, tra i pali di legno della luce ci sono i fili ai quali sono allacciate delle scarpe. L'atmosfera è esattamente quella che mi aspettavo, misera e spettrale. Così faccio dei video mentre mi avvicino alla prigione vittoriana di cui scorgo già la celebre torre di ventilazione. All'improvviso da una casa esce un uomo di mezza età, magrissimo, non molto alto, tatuato dal collo in giù. Mi viene incontro veloce e mi chiede: perché hai fotografato casa mia? Non ero preparata a questo. Se al 384 di King's Road avevo qualche perplessità a scattare foto, qui mi sembrava il posto più adatto per rubare indisturbata testimonianze visive. Senza giri di parole rispondo: sono qui per la prigione di Strange Ways, sai, gli Smiths. Il viso corrucciato e pieno di rughe si distende e l'uomo mi accoglie con un ampio sorriso. Scambiamo qualche parola sulla band, ma in lui c'è qualcosa di frenetico che mi mette ansia. Così, mentre mi racconta di tutte le volte che li ha visti dal vivo, io continuo a nutrire uno strano sospetto. Ha un'aria sinistra, una voce cavernosa.
mi sento presa alla sprovvista. Una parte della mia mente, forse la stessa che mi ha portata a Strangeways, avverte Marvin, si chiama così, come un potenziale predatore. Mi sgancio dalla conversazione anche per le difficoltà linguistiche, il mancuniano stretto ha un'inflessione incomprensibile persino a molti inglesi, e lo saluto. Mi rimetto a camminare, ma dopo pochi minuti sento il motore di un'auto che si accende e mi segue, a passo d'uomo. Sono abbastanza sicura che sia lui, non mi giro. Appena mi raggiunge, una voce dal finestrino mi dice: «Ho un regalo per te». È Marvin, alla guida di un'auto che sembra una Cadillac molto sgangherata. Mi sorride e mi porge una tazza degli Stone Roses, dicendomi che sono il miglior gruppo di Manchester. Poi aggiunge qualcosa di carino e se ne va. Mentre mi avvicino al famoso portone della prigione, penso che gli Stone Roses non sono il miglior gruppo di Manchester, ma sorrido perché questo incontro inaspettato mi ha reso la giornata migliore e sento che quando racconterò la storia molti crederanno sia frutto della suggestione di una mattina a Strangeways. Ma Manchester e la sua gente sono davvero così, usci di casa sbarrati che non aspettano altro che un piccolo soffio di vento per spalancarsi e far entrare qualcuno. Grazie, grazie, Corrado, Medimex e a tutte e a tutti voi. E allora noi ringraziamo Giuseppina Borghese per essere stata con noi, i libri sono lì disponibili e lei è disponibile per confessioni, rivelazioni, legge le carte, tutto quello che volete e racconti anche approfondimenti su quello che è un libro molto molto bello che vi consiglio di leggere, soprattutto perché, come ho già detto più volte, dopo averlo letto la prima cosa che farete sarà contattare la vostra agenzia di viaggi e chiedere, quando parte il primo volo per Manchester, perché è una guida perfetta anche in angoli inaspettati della città. Appunto, c'è anche una Manchester Noir che qui non abbiamo svelato, ma che è veramente molto interessante. Grazie Giuseppina, grazie Caffè Letterario, grazie Casa del Libro Mandese per essere stata con noi. Ci vediamo domani per parlare di Seattle con Valeria Sgarella, sempre alle 18. Grazie a tutti e buonasera. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds.